Nessuno l'avrebbe mai immaginato. Nessuno l'avrebbe mai voluto immaginare. L'8 maggio è arrivato, un anno di attesa, trascorso tra progettare, inventare, costruire un'altra bella festa in onore dei santi patroni. Oggi la piazza sarebbe stata stracolma di gente, di devote, di persone, di fede, ma anche di semplici curiosi. Le campane avrebbero suonato a festa, i rulli di tamburi riecheggianti in tutta Gran Michele, i fuochi d'artificio a colorare il cielo e poi i palloncini, zarede, un tripudio di colori. I gonfaloni avrebbero sventolato maestosi, il rosso e il giallo sarebbero stati i protagonisti indiscussi. Poi, poco prima dell'ultima carezza del sole alla facciata della matrice, un istante appena percettibile di silenzio e subito un grande grido di devozione. Gran Michelesi! Viva i Santi Patroni! E ancora una volta il popolo granmichelese si sarebbe stretto intorno ai Santi Patroni. Maria Immacolata avrebbe aperto la via e poi a seguire un fiume di devozione. Era pronta una grande festa per onorare i nostri Santi Patroni. Ci sarebbero stati due primati a livello italiano. Avremmo ringraziato il sindaco Purpura e l'amministrazione comunale per l'encomio solenne ricevuto l'anno scorso, per averci fatto una delibera a dicembre assegnandoci la gestione della festa patronale per sempre e poi per averci donato, insieme alla famiglia Vacirca, una cappella cimiteriale per tutti i devoti e portatori. Quest'anno i devotini avrebbero portato la varetta con le reliquie dei 60 importantissimi santi. Avevamo aperto l'ingresso alle donne all'associazione. Don Salvo Luca a porte chiuse, giorno 8, celebrerà una messa solenne e noi da casa la seguiremo con tanta tristezza nel cuore. Questo 8 maggio invece tutto questo non ci sarà. Solo il silenzio riempirà questa nostra grande piazza, le strade e tutti i suoi sestieri. La camicia bianca di ogni devoto rimarrà dentro l'armadio, custodita gelosamente, ma con la convinzione che torneremo nuovamente ad indossarla, a mettere sul cuore lo scapolare, a sventolare con gioia gli stendardi, a far battere ancora più forte i tamburi, a far scoppiare di devozione la nostra anima. Oggi tutto tace, ma non il nostro cuore. Attendiamo che questo velo di paura voli via al più presto e noi saremo nuovamente presenti, con la camicia bianca e il pantalone nero. Tutti noi riempiremo la nostra piazza e sarà di nuovo festa. E grideremo più forte che mai: Gran Michelesi!